Ciao Fulmini, venerdì scorso era la giornata della visibilità trans e per varie motivazioni non ho avuto la possibilità di girare un video sulla tematica, quindi ho deciso di fare questo video questa settimana. L'argomento in questione sarebbe il transracia, ossia fare finta che le persone trans non esistano e che praticamente non facciano parte di questo pianeta in tutti i media e qualsiasi altra cosa che vi viene in mente. Ho deciso di parlarvi di questo argomento perché è una cosa che mi fa davvero incavolare, soprattutto per quanto riguarda le associazioni oppure enti che praticamente si presentano come LGBT friendly oppure LGBT plus in generale e poi alla fine non lo sono. Questo perché, non so, però praticamente ci sono tantissime associazioni o enti a parte che magari fanno vedere sulla carta oppure di facciata che si battono per i diritti LGBT, ma alla fine non si stanno battendo per i diritti LGBT, ma stanno soltanto lottando per i diritti LGB. E molte volte neanche B, però questo è per un altro video. Quello che ho notato è che per essere un po' più inclusivi c'è questa moda di scrivere sempre LGBT perché alla fine è quella la sigla principale, però alla fine far finta che non ci sia quella T. Quella T sembra soltanto un contorno, molte persone non sanno neanche per cosa stia. È una cosa molto triste e mi fa arrabbiare tantissimo perché non ha davvero senso. Ad esempio, il mese scorso sapete sono stato in Olanda, bla bla bla, e siamo stati ad Amsterdam a questa grande biblioteca che si vantava del fatto di avere una delle sezioni LGBT più grandi in Europa. Personalmente non sono andato a controllare cosa per cosa online perché hanno anche un archivio online, però da quello che io ho visto lì fisicamente avevano soltanto roba che riguardava l'omosessualità. E l'unica cosa sulla transessualità che c'era è Boys Don't Cry, però nella sezione lesbico, quindi ok. Good job. E quindi questo è uno degli aspetti del transracia, quindi far finta che si sta scrivendo LGBT, però alla fine non si sta trattando tutta la tematica. Per parlare di media, una cosa molto palese è stato il remake del film di Stonewall. Non vi ho mai parlato dei moti di Stonewall, però sarebbero praticamente il posto dove sono nati i movimenti LGBT. Questo movimento è stato cominciato da delle donne trans di colore. Nel remake di questo film non ci stanno donne trans. Praticamente hanno fatto il remake della storia LGBT che si fonda praticamente sulle persone transessuali senza persone transessuali. Questo è transracia. Non a caso è stato boicottato da praticamente tutte le associazioni LGBT del mondo. Nessuno l'ha visto, che io sappia, non so. Per portare un esempio un po' più terra terra, qualcosa che potrebbe capitare anche a voi, che magari non ci mettete l'occhio perché non è una cosa che molte persone pensano che sia sbagliata oppure molte persone non ci fanno proprio caso. Qualche giorno fa ero su Ask a rispondere a delle domande e c'era questo anonimo che mi ha chiesto com'era la situazione LGBT e, per quanto riguarda la discriminazione in generale in Svezia o qualcosa del genere. E io gli ho risposto praticamente che il razzismo in Svezia sta aumentando a causa delle migrazioni e tutte queste cose così. E lui continuava a scrivermi: ok, però i gay li trattano bene, vero? E ogni volta che scriveva ok, però i gay li trattano bene, a parte il razzismo, perché comunque era razzista e lasciamo perdere, però perché devi scrivere gay se prima mai chiesto LGBT? LGBT non sta soltanto per orientamento sessuale omosessuale. Anche questo secondo me è transracial, perché stai facendo finta che dicendo LGBT tu stia dicendo praticamente soltanto omosessualità o bisessualità. Solitamente non è così, però vabbè. Quindi ok, qual è il succo di tutto questo che vi sto dicendo? Perché vi sto dicendo questo? Quello che voglio farvi capire è il fatto che bisogna fare attenzione quando si parla di LGBT in generale. Bisogna fare attenzione di non prendere per scontato che si tratti soltanto di omosessualità. Non bisogna prendere per scontato che quella T sia soltanto lì per contorno, che non significhi niente, perché sì, ci stanno persone che pensano che non sia nulla e non è una cosa che va fatta. E proprio perché ogni anno ci sta questa giornata per la visibilità, penso che ci sia bisogno anche di combattere queste piccole cose, perché piccole non sono secondo me, perché mi fanno proprio andare fuori di testa, però magari a qualcun altro potrebbe sembrare così. Quindi vi invito a riflettere, vi invito a far riflettere gli altri e ditemi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!